Marta si stava incasando in un palo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città, la costituente fu Rosso Rubino. Questo è il 2009, una bella esperienza, stiamo girando, stiamo guardandoci attorno, parlando con la gente, conoscendo gente, ascoltando concerti, una bella esperienza. Prossimo album è aprile del 2010, lo registreremo nei primi mesi del 2010, dovrebbe uscire nell'aprile del 2010, prima dell'estate. È qualcosa di diverso. Perciò il nome è cambiato, altrimenti non si cambiava nome. È cambiato nome perché abbiamo cambiato anche musica, abbiamo cambiato idee. I componenti sono sempre gli stessi, da Rosso Rubino siamo la costituente fu Rosso Rubino, quindi proveremo una nuova via costituzionale della musica d'autore. O una nuova costituzione della musica d'autore, non si sa. La vecchia non la sapevamo molto bene, abbiamo deciso di riunirci, metterci intorno a un tavolo e di capirlo. Non l'abbiamo capita, allora abbiamo deciso di iniziare a suonare. E proviamo a fare questo secondo CD. Ciao! Penso che erano, penso, 3 anni che mancavo, quindi l'ho visto assolutamente cresciuto, proprio come dimensioni, come numero di proposte, quindi non posso che dire bene di questo. Visto che siamo in un momento in cui le proposte sono sempre meno, è meglio crescere che darne di meno, quindi questo mi sembra un esempio da seguire assolutamente. Ma io penso che la musica sia musica, non indipendente, non sia semplicemente musica. Poi l'attitudine indipendente è un'altra cosa, è un'attitudine che nasce da chi la fa, non è un marchio che viene apposto, quindi viva la musica, indipendente o no. Come si vede simbolico? Ammuzzica. Che ti fa questa cosa? Niente, sto registrando. Sì. Poi ti sbatto su YouTube. Lello. Dico. Perfetto. Un saluto a Lello. Un saluto a Lello. Ciao Lello. Chi Lello? Non so. Che ci accoglie con i suoi panini. Non è male. Ma che commento è non è male? Non è male. Dopo, ma non, da una... Guarda, c'ho l'opinione mia sul disco Eva, non è male. È bellissimo. Oh, mamma mia com'è permaloso, cioè volevo dire.
scusate, soltanto perché sono spontanea e dico soltanto cose, perché è un piumino, cioè, demodè. Ho capito che scusa dell'essere spontanea a volte. Un piumino demodè e la devo pagare, però voglio dire, io ho fatto un ascolto, uno, cioè, difficile. Quello che conta? Un ascolto e cioè l'ho trovato interessante. Allora è bello, se è il primo ascolto sì, interessante. No, ma continua a dirlo, magari pubblichiamo sta cosa. Te la prendi. Infatti io lo trovo interessante. Al primo ascolto? Lei. Al primo ascolto. Io il primo ascolto l'ho fatto molto tempo fa. Perché l'hai fatto? E ci sei sul programma, eh? Mostriamolo. Dove sei? Ragazzi. Più giù, Mario. Santa Lucia. Ma c'è Mario. Amor. Sfogata più figo, va bene? Pensa quando ci andiamo a mitrare davanti YouTube. Saverio squadrò i suoi discepoli. Nonostante avessero superato la trentina, si vestivano ancora con una manica di metallari sfigate. Beh, non lo conosco bene, sono stato oggi a un incontro sui nuovi media organizzato da XL e mi è piaciuto molto. Dire che non faceva altro che raccomandarsi. Dovete sembrare normali. Via sti piercing, sti tatuaggi, ste borchie. Ma non c'era verso. Sembra assolutamente importante e necessaria, quindi io non c'ero mai stato, però l'atmosfera mi è piaciuta molto. Maestro, ti dovremmo parlare. Avremmo pensato una cosa sulla setta. Lo spiazzò Edoardo Sanbrendero, detto Zombie, il quarto del gruppo. Un tipo allampanato che non poteva ingerire aglio, cioccolata e bevande gassate perché soffriva di esofagia congenita. Ma sono contento perché in fondo era una cosa assolutamente strana qui in questo posto fare un reading, ma insomma era una roba in più che abbiamo fatto. In realtà io sono venuto per l'incontro. Su internet, per esempio, non si parla mai di noi, dei figli dell'Apocalisse, tantissimo. Per esempio i giovani la usano per tagliarsi la cocaina. Arrivederci. No, il MEI è bello, ci divertiamo, ma è un fallimento. Le etichette indipendenti sono fallite, non ce n'è una. Dove è il MEI? Oh no, non sei veramente d'accordo, d'accordo. C'è un'etichetta quindi non serve a niente. No, la cosa bella è che evidentemente porta, cioè secondo me sopravvive perché ci sta la passione dei musicisti. Senza i musicisti che vengono qua a suonare gratis, tra virgolette, per la passione, non ci sarebbe nessun me, nessun niente.